Siamo a Pielungo, sempre in provincia di Pordenone, e questo filmatino rientra nella serie Le bellezze del Friuli. Voi direte, che cos'è? Una fontana? Capirai le bellezze del Friuli. Di fontane ce ne sono tante, anche collocate in mezzo ai monti, ma la vera bellezza sta alle mie spalle e precisamente sta in questo castello. Un vero e proprio castello, con tanto di merli. È il castello del conte Giacomo Cecconi. Ci sono delle torrette e quello che colpisce di più sono i merli. Nessun armigero ha mai combattuto, nessun arciere si è mai sistemato in mezzo a quei merli per lanciare i propri dardi contro il nemico assediante. Ma evidentemente il conte Giacomo Cecconi, che è una figura importante nella storia del Friuli, amava questo genere di urbanistica, di architettura, e si è fatto questo castello. Prima di farsi il castello si è fatto i soldi, perché era un tipo intraprendente, ha messo su molte fabbriche, aziende, fabbriche, fabbrichette, tutte le scuole tecniche in Friuli oggi portano il suo nome, Giacomo Cecconi, un aristocratico che si è comprato mezza foresta a Pielungo, in provincia di Pordenone, e si è fatto su questo grande castello, un po' kitsch, dal mio punto di vista è un po' kitsch perché ci sono statue, si riconosce Dante Alighieri, che c'ha il libro aperto in mano, e qua è anche con le braccia conserte. Gli altri due che fanno da contorno, gli altri due personaggi, sono ignoti per me. È difficile stabilire. Lassù abbiamo un affresco con Leonardo da Vinci, Irene da Spilimbergo e a destra Vittoria Colonna, quindi abbiamo una spilimberghese insieme a una romana, la famiglia Colonna dei Papi. Che cosa c'entri Irene da Spilimbergo con Vittoria Colonna per me è un piccolo mistero. Ma un mistero, a parte qui abbiamo Alessandro Volta, che ci può stare fra i grandi italiani, ingegneri, scienziati, ci sta bene anche Alessandro Volta. Se non ricordo male, questo George Stephenson era l'inglese che inventò l'automobile e probabilmente il conte Giacomo Cecconi volle che ci fosse anche George Stephenson perché aveva una certa ammirazione nei suoi confronti. Era un inventore e quindi un appassionato di tecnica. Qui abbiamo una bellissima porta in uno stile medievale che in teoria porta su in cima a questa torre. Ci si aspetta di vedere la dama prigioniera difesa dal drago. E uno si aspetterebbe anche il principe che cerca di salvarla dalle grinfie del drago. Un'altra torretta a base quadrangolare. Francamente non so che uso possa avere questa grande struttura. Non credo che sia abitata. Penso che sia di proprietà della regione Friuli Venezia Giulia, e siccome è la prima volta per me che mi trovo qui, ho provato a dare un'occhiata all'interno, è tutto vuoto, non ci sono custodi, probabilmente tengono delle mostre di opere d'arte. Completamente vuoto l'interno. Ancora un'occhiata a questi personaggi italiani, tra cui uno straniero. Un'occhiata alla panoramica, la chiostra dei monti, la fontana senza pesci rossi, ho già verificato,
le panchine per i turisti. Oggi che è venerdì 21, non c'è molta gente in giro. Meglio così. Meglio così possiamo goderci la bellezza di questa struttura. Uno dei pochi castelli presenti in Friuli Venezia Giulia. Poi c'è anche il castello di Udine, a Trieste ci sono altri castelli, a Gorizia, il castello di Gorizia è abbastanza famoso, il castello di Duino, il castello di Miramare, ma insomma si contano sulle dita di due mani. E con questo vi saluto per la serie Le bellezze del Friuli. Ciao a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima!